a commentare quello che la giornata di tennis e in particolar modo quello che è successo nell'appuntamento odierno, oltre che qualche appuntamento tennistico da non dimenticare proprio in vista delle prossime giornate. Grazie a chi il tennis lo conosce fin dai settori giovanili, se vogliamo, rispetto a quello che è il paragone col calcio che possiamo fare, Andrea. Eh sì, il direttore del torneo di Santa Croce, un torneo juniores molto importante di cui poi a fine collegamento ovviamente tratteremo, Francesco Maffei, buonasera. Buonasera a tutti voi e radioascoltatori. Buonasera, e allora direi di cominciare insomma da una piccola analisi anche su quello che sta succedendo a Roma, poi ovviamente parliamo del torneo di Santa Croce. Il maschile prima di tutto, con Novak Djokovic che nella partita serale della sessione serale del torneo di Roma sta battendo Robin Söderling per un 7-0 6-3, insomma si va verso una prosecuzione dell'imbattibilità di questo serbo che sta veramente facendo un 2011 incredibile. Veramente incredibile, ha battuto il record che apparteneva a Ivan Lendl, che era di vittorie consecutive nell'anno solare, cioè da gennaio fino a oggi, e al momento non vedo come possa fermarsi. L'unico che può fermarlo sulla terra rossa è Rafael Nadal, che credo che si sia ripreso dal leggero attacco influenzale che l'aveva colpito in questi giorni a Roma, anche perché io, essendo qui al nostro torneo, lo seguo diciamo di riflesso il torneo di Roma, anche se sono aggiornato. Certo. A proposito dei protagonisti visti in pista, diciamo così, o in campo nell'arco di questi giorni, le chiediamo allora anche un parere su quello che è stato il rendimento degli italiani, perché c'è stato uno starace forse un pochino sopra le aspettative, in grado comunque di fare un buon torneo, e dall'altra parte invece un rendimento sorprendente da parte di Lorenzi, che abbiamo ospitato anche nei giorni scorsi raccontandoci quello che è stato il suo clamoroso set vinto contro Nadal. È il segnale, allora, allargando un po' il discorso, che il tennis anche a livello maschile sta provando un pochino a colmare il gap con le donne, che invece finora sia a livello individuale che di squadra, come dimostrano le varie Fed Cup vinte, è rimasto nettamente superiore. Certo, Paolo Lorenzi lo abbiamo seguito anche noi qui dal circolo con grande passione, con grande attenzione, l'abbiamo visto, l'abbiamo sostenuto per quello che potevamo, è arrivato a un quarto d'ora, come diciamo noi, dall'impresa, perché insomma stare alla pari per due ore col numero uno del mondo, specialmente sulla terra battuta, per il nostro tennista che tra l'altro è toscano come noi, è stato veramente un'impresa incredibile. Ha giocato probabilmente sopra le sue possibilità, però insomma ci ha regalato veramente una bella soddisfazione, credo che per lui sia stata una soddisfazione immensa. Per quanto riguarda il tennis italiano maschile, il torneo di Roma è andato bene, perché insomma Starace ha fatto un grande torneo e si è arreso a un Murray in grande spolvero, che quando gioca al massimo delle sue potenzialità è un cliente molto difficile per tutti, e credo che sia uno dei tre favoriti insieme a Rafael Nadal e Novak Djokovic per l'edizione di Roma di quest'anno, e anche di Parigi molto probabilmente. Il tennis italiano purtroppo nel settore maschile è un po' in crisi, ci dobbiamo ancora affidare a Lorenzi che ha 29 anni, Volandri pare anche lui sia dell'81, Starace ha più di 30 anni, siamo attaccati a questi tre, tra virgolette, vecchietti sportivamente parlando, però abbiamo speranze su qualche giovane che abbiamo visto anche in questi giorni qui a Santa Croce, speriamo possa ripercorrere le orme delle tenniste come la Schiavone, la Pennetta, insomma, che negli ultimi anni soddisfazioni ci hanno regalate tante, ecco. Per quanto riguarda invece il torneo femminile, andiamo a leggere anche quello che è il tabellone, perché si è già allineato alle semifinali e direi che, se sei d'accordo Francesco, una semifinale decisamente più bella dell'altra, perché c'è in campo la numero uno Wozniacki contro la ex numero uno Sharapova, che ha peraltro approfittato del ritiro della bielorussa Azarenka, nell'altra invece c'è la cinese Nalí contro Samantha Stosur. Allora, innanzitutto è una bellissima finale dal punto di vista estetico, perché insomma Sharapova e Wozniacki sono veramente due bellissimi ragazzi che abbiamo avuto qui. La Sharapova no, ma la Wozniacki ha giocato il nostro torneo e anche dal punto di vista qualitativo offrono un tennis veramente di primissimo livello. La Nalí sulla terra rossa secondo me è la grande sorpresa del torneo, perché è molto più adatta alle superfici veloci che alla terra battuta di Roma, anche se quest'anno mi hanno detto che è molto più veloce del solito. E Samantha Stosur purtroppo ha vinto con la nostra Francesca Schiavone, che però ha vinto nell'occasione più importante l'anno scorso nella finale di Roland Garros. Secondo me una finale Stosur Wozniacki è la più probabile nel tabellone femminile. Dato nel calcio è arrivato anche il pareggio dell'Ascoli al minuto 89 contro il Siena, pareggia grazie al gol di Fexesin, la squadra di casa 2-2, le reti di Romeo Fexesin, di Reginaldo e Calaiò invece per
i bianconeri di Conte, che sono già matematicamente promossi in Serie A. L'abbiamo sentito il commento del nostro ospite, il direttore del torneo di Santa Croce, Francesco Maffei, su quello che è stato il torneo della Schiavone, finito ai quarti contro la Stosur. Sentiamo anche lei che cosa ha detto subito dopo il KO rimediato questo pomeriggio, 6-2-6-4 il parziale in favore dell'australiana. Un paio di cose non sono andate bene, non le ho gestite al meglio, che sono l'inizio di queste partite, che ovviamente dando un set di vantaggio all'avversario, comunque 4-5 game, poi è difficile da recuperare. Nel secondo set invece ho avuto la possibilità, nonostante il mio tennis ancora non sia al meglio, comunque ho fatto delle scelte, sono andata indietro a rispondere anziché stare attaccata e sbagliare nell'immediato, quindi una reazione diversa mentale e anche tattica. Stando indietro e caricando di più ho avuto più possibilità di fare il mio gioco, che è quello di star lì 7-8 palle, farla correre, giocarla anche sul fisico e sul vedere dove giocare, quindi sulla logica del gioco. Ha fatto la differenza forse in alcuni momenti, che lei era un pochino più precisa e più potente, soprattutto al lato suo personale, che è quello di credere in quello che faceva. Mi è mancato un pochino il servizio, quindi un po' di amaro in bocca ce l'ho, però non credo che sia il pubblico la pressione, quanto più il desiderio di fare una cosa che alle volte riesci a coronare come sogno, alle volte ti mancano dei pezzi. Questo è il parere e il commento della Schiavone subito dopo il KO rimediato oggi contro la Stosur. Finisce ai quarti di finale la sua avventura al torneo di Roma. Questi sono comunque i grandi e le grandi tenniste di oggi. Poi ci sono i grandi e le grandi tenniste di domani, che raccontiamo con Francesco Maffei, il direttore del torneo di Santa Croce. 33esima edizione, avete sentito, tanti big di oggi sono transitati da quelle parti. Allora oggi, visto che siamo alla vigilia dell'atto finale, sia in campo maschile che in campo femminile, ci sono altri nomi da appuntarsi sul taccuino, magari per rivederli a Roma tra qualche anno, direttore? Certo, partendo dalle semifinali di oggi, abbiamo avuto due incontri a livello maschile veramente bellissimi. Il primo fra il moldavo Dubarenko, che l'ha spuntata in tre tiratissimi set con il croato Delic, due ragazzi quasi due metri dal servizio, tennisti moderni, dal servizio devastante, dal dritto molto efficace, si sono dati battaglia e l'ha spuntata il moldavo al terzo set. L'altra semifinale era fra il portoghese Silva e il serbo Milojevic, e ha vinto il serbo Milojevic in due set abbastanza combattuti. Come nel tennis professionistico, anche qui abbiamo una scuola serba che dietro l'icona di Novak Djokovic sta sfornando diversi talenti molto interessanti, e questo Milojevic, che è un classe 95, è quello che si sta mettendo più in luce. Mentre nelle donne sono andate in finale la russa Kromacheva, che ha già classifica professionista, perché l'altra settimana, prima di venire a Santa Croce, ha vinto un torneo di $10,000 a Casarano, quindi fa già anche la professionista, e affronterà in finale la slovacca Chantal Skamlova, che ha avuto la meglio in tre tiratissimi set con la francese Sovren. Sono nomi che sì, potremmo risentire a breve veramente nel tennis professionistico. E ricordo che, se posso, le finali sono domani alle 14, la finale femminile, a seguire la finale maschile. E allora, chiunque volesse insomma cimentarsi anche col tennis che verrà, con i campioni che verranno, appuntamento a Santa Croce proprio per il torneo diretto da Francesco Maffei, che salutiamo e ringraziamo per essere stato con noi a raccontarci la giornata giovanile e non della racchetta italiana. Grazie, a presto, buona serata. Grazie a voi, è stato un piacere. Passione sportiva. Adesso cominciano a spingere.